Oggi all'Aquila riprendono le udienze nel tribunale storico, quello di via 20 Settembre, dove fino al 6 aprile 2009 era in piena attività. E questa mattina la ripresa delle udienze non segna effettivamente l'inaugurazione dello stabile che verrà inaugurato nelle prossime settimane, verosimilmente con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il significato di questo ritorno in centro storico è particolarmente forte, in quanto è l'unico edificio che nella zona più colpita dalla sisma, quella di via 20 Settembre, e torna nella sede originaria, proprio questa qui di via 20 Settembre. Andiamo a vedere all'interno come sono le aule e qual è la ripresa delle udienze. È un po' come il primo giorno di scuola. Tanta emozione all'Aquila tra addetti ai lavori e non, per la riapertura della storica sede del Tribunale via 20 Settembre, dopo l'esilio forzato nei locali temporanei di Bazzano, dove il palazzaccio era stato trasferito dopo il sisma. Si torna finalmente alla normalità. La soluzione di Bazzano è stata una soluzione che ci ha permesso di continuare a lavorare, ma obiettivamente era difficilmente sostenibile, perché si trattava di entrare e di uscire continuamente da un capannone a un altro e quindi, soprattutto d'inverno, la cosa era molto disagevole. Quindi questo è un altro punto di rinascita importante per la nostra città. Ora bisogna risolvere il problema del parcheggio, che è fondamentale. Aule nuove di zecca e corridoi tirati a lucido per la ripresa delle udienze, anche se qualche disagio è stato riscontrato per l'assenza di parcheggi, che ancora devono essere riaperti al pubblico. Il grande problema di questa struttura è quello dei parcheggi, che ancora non sono stati riattivati, e quindi, come vedete alle mie spalle, auto parcheggiate in doppia fila, auto che sono parcheggiate anche all'interno della vicina sede del comune di Villa Gioia, una situazione nettamente diversa rispetto a quella di Bazzano, dove provvisoriamente dopo il 6 aprile 2009 era stato ricollocato il tribunale. Un problema che però verosimilmente dovrebbe essere risolto anche questo nelle prossime settimane. Per l'inaugurazione ufficiale ci sarà da attendere ancora qualche tempo, ma intanto un altro tassello di normalità è stato posto nel complesso mosaico di una città che prova a tornare quella di un tempo. Beh, è senz'altro un giorno emozionante, per noi è un giorno di festa, un giorno di gioia, ma non solo per noi avvocati, quindi addetti ai lavori, ma soprattutto per la città. È un grosso passo in avanti verso, diciamo, un ritorno ad una normalità che ci mancava.